Buongiorno a tutti, bentornati ed eccoci qui di nuovo in diretta. Sono le 12:31 minuti di oggi, martedì 27 marzo 2018. E se dico martedì, beh, noi diciamo martedì, ma voi leggete periferie, è così, è normale, è di consueto qui a Good Morning Milano e lo facciamo con il nostro carissimo ospite, nonché padrone del casa del martedì, Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno e ben ritrovati. Chi ci ha parlato oggi, Walter? Oggi abbiamo l'intervento di Fabiola Minoletti, che è presidente del comitato Abruzzi Piccinni, quindi diciamo nella zona di Loreto e dintorni, e nonché anche vicepresidente del coordinamento comitati milanesi. Buongiorno. Buongiorno a lei Fabiola, benvenuta, grazie mille di essere qui. Allora, presidente del comitato Abruzzo Piccinni e vicepresidente dei coordinamenti dei comitati cittadini milanesi. Sì. Quanti comitati cittadini sono a Milano? Attualmente siamo 49, quelli che aderiscono a questa, diciamo, rete in un certo senso di comitati. Ecco, quindi alcuni sono storici, alcuni sono comitati di più recente neoformazione. Però comunque è una struttura che ormai da quasi, diciamo, quasi 20 anni che è operativa sul territorio. Beh, il fatto che ci siano comitati anche di neofattura, diciamo, beh, mi fa sperare che la gente abbia comunque voglia di migliorare le proprie condizioni, abbia voglia di impegnarsi per il, io dico sempre, per il sotto casa, no? Per sì, il marciapiede sotto casa, diciamo. Sì, sì, anzi, in genere proprio i comitati nascono all'occorrenza, cioè nascono laddove c'è un problema proprio sotto casa, quindi magari, non so, un cantiere o diciamo una moschea abusiva. Quindi il più delle volte i comitati nascono da una problematica territoriale, poi alcuni logicamente risolta la tematica svaniscono e altri invece rimangono comunque legati al territorio e operativi, quindi portano avanti altre progettualità. E allora, appunto, diciamo, presidente del comitato Abruzzi Piccinni, questo comitato che storia ha, come è nato e che cosa sta facendo? Dunque, questo comitato è nato intorno al 2005 ed è un comitato nato appunto, come dicevo prima, per una tematica che viveva e subiva molto il quartiere, quella della prostituzione in strada. Quindi siamo in un quartiere che da anni, decenni vive, vede, subisce una prostituzione soprattutto notturna di diverse etnie, perché possiamo avere dai viados a prostituzione dell'est, quindi bulgare, romene, albanesi. Ma cosa succede? Succede che vivere in un quartiere che ha questo fenomeno sotto le finestre crea sicuramente per i cittadini dei problemi. Dei problemi perché non è soltanto un problema di decoro urbano, cioè che quindi hai la ragazza magari più o meno discinta sotto casa, ma è un problema anche di percezione della sicurezza, perché queste ragazze sono accompagnate da fiancheggiatori che quindi le portano in macchina, le spostano all'occorrenza, e quindi noi abbiamo assistito e documentato a pestaggi tra magari fiancheggiatori di ragazze diverse per il controllo proprio del marciapiede, tra clienti e prostitute o viados, piccoli furti, atti vandalici quando magari il viados al mattino è in uno stato alterato a causa di superalcolici che beve o di altre sostanze stupefacenti, quindi magari vengono vandalizzate anche auto di noi cittadini residenti. E oltretutto cosa succede? Che soprattutto nella fascia più notturna i rapporti sessuali venivano consumati, vengono attualmente consumati, anche se il fenomeno adesso si è molto, diciamo, contenuto, in strada. Ah, direttamente di cioè, proprio caso. Assolutamente in strada. Quindi diciamo che è un problema che ha mille sfaccettature, non è soltanto appunto un problema estetico. Quindi nasce il comitato, diciamo, in seguito a queste, insomma, dite, c'è qualcosa da fare, nasce questo comitato. Che cosa siete riusciti a fare? Com'è il dialogo con le istituzioni? Come funziona in questo caso? E dunque, noi abbiamo appunto iniziato questa battaglia documentando tutto ciò che noi vedevamo, quindi acquisizione di video e immagini fotografiche. E poi abbiamo iniziato chiaramente un percorso con le istituzioni, abbiamo ottenuto l'attenzione delle istituzioni, sono state posizionate anche delle telecamere per la sicurezza, l'ambito territoriale è stato inserito anche nei monitoraggi continui, soprattutto di notte, delle forze dell'ordine. Ma diciamo che poi c'è stata una forte collaborazione soprattutto con l'Arma dei Carabinieri,
che ha consentito nel 2014, ha portato all'arresto di 33 persone. Tra albanesi, romeni e italiani, che erano tutti in una rete di non soltanto di fiancheggiamento, ma proprio di sfruttamento della prostituzione, che praticamente era una rete che partiva dall'Albania. Queste ragazze poi venivano portate in Italia e una delle prime tappe era proprio l'ambito territoriale, via Lebruzzo e via limitrofe. E queste ragazze poi venivano lasciate lì per un po', poi spostate un po' in Toscana e poi nel sud Italia. Questo, Insomma, ha attirato attenzione su un tema molto, sì, molto importante diciamo che mi che al lascia. di là di una protesta, la Che forse non protesta. vi aspettavate neanche voi di andare così No, oltre si è poi. convertita perché di queste sollecitazioni che noi abbiamo fatto veramente molto forti, volutamente molto forti, ha provocato veramente l'attenzione dell'Arma dei Carabinieri. Quindi loro hanno fatto un'attività di indagine molto complessa, durata quasi 4 anni, quindi intercettazioni, pedinamenti, targhe dei fiancheggiatori. Appunto ha portato questa messa in risalto di questa rete, che era una rete vera e proprio internazionale. E tra l'altro la cosa bella è che ha portato anche la liberazione di 13 ragazze che erano coercizzate, perché alcune logicamente sono anche spontaneamente dedite alla, diciamo, alla prostituzione, ma 13 erano coercizzate, Sono quindi sono sempre di state più quelle che poi liberate. magari invece non è proprio una scelta, ma è proprio la Esatto, qui si coercizione. trovano in determinate. Quindi noi siamo partiti da questo. Poi a un certo punto, giustamente, abbiamo detto va bene parlare di questa tematica, però dobbiamo proprio concretamente fare anche noi qualcosa di bello per il nostro E diventare quartiere. proattivi Sì, alla realizzazione del meglio nel quartiere. esatto. Quindi nel 2007 abbiamo cominciato a pulire, proprio rimuovere, diciamo, dalle scritte vandaliche alcuni manufatti presenti nel nostro territorio, quindi magari la Pesa, una centralina termica. E questa attenzione e cura del nostro quartiere è culminata nel 2008, quando abbiamo organizzato, in collaborazione proprio con le istituzioni, perché collaborò con noi AMSA, e abbiamo pulito praticamente metà via Labruzzi, quindi non è lungo, è abbastanza lungo, e quindi 38 palazzi, 76 serrande e 96 manufatti, quindi tutti ripuliti, cittadini con AMSA, dalle scritte vandaliche. Quindi in un certo senso si è aperta una nuova era, perché questo è stato il primo cleaning, cioè quindi la prima giornata di pulizie fatta da cittadini abitanti in un contesto territoriale, in collaborazione anche con le istituzioni, il primo evento proprio a livello nazionale. Dopo, diciamo che ci sono stati altri eventi sul territorio, poi siamo stati, ad esempio, in via Masera, poi ci siamo espansi, poi dopo siamo entrati in contatto con l'Associazione Nazionale Antigraffiti, Red Ake Milano, quindi abbiamo portato avanti altre progettualità di ripulitura delle scritte vandaliche, diciamo sparse ormai in tutto il territorio. Teniamo poi presente che queste giornate di pulizia ormai sono un fenomeno che si è diffuso a livello nazionale, perché poi abbiamo Retake Roma, Retake Torino, quindi un vero e proprio movimento di persone, cittadini normali, che dedicano parte del loro sabato e della loro domenica proprio a ripulire il loro quartiere, quindi a portare decoro e bellezza. Da quelle scritte odiose che si trovano, quelle Esatto. famose tag, quelle cose insomma, che Sì. non hanno proprio neanche un senso artistico, da dire, No, non esatto, hanno infatti noi nessun senso, ripuliamo cioè solo, non. però l'agire di questi cittadini è molto simbolico, cioè l'avere un Bene. cittadino che si impegna, che ripulisce, rimuove una scritta vandalica, e il significato è il cittadino che si riappropria della propria via e del proprio quartiere. Ecco Walter, insomma ci insegna tante cose questa storia, di come se i cittadini si muovono possono fare anche grandissime cose, sventare un'intera rete internazionale di traffico della prostituzione, comunque perché se non c'era forse il loro là Sì, iniziale lì e il no. loro continuare a pungolare l'arma dei carabinieri forse non si sarebbe arrivati a tanto. E anche al fatto di dire, sì, è vero, c'è chi è, c'è AMSA, c'è chi dovrà gestire il mio quartiere, però forse anche io cittadino prendere in mano la situazione e pulire da solo, forse mi fa credere anche di voler più, so, voglio il meglio, voglio bene di più al mio quartiere, non so. Ma Walter, questo cosa ci qui, puoi insegnare? diciamo che questo qui è un giudizio di valore, no? E quindi una persona o un gruppo di persone che si associano per compiere qualcosa di positivo è un dato positivo, più che Perfetto. positivo, perché documenta di una assunzione di responsabilità, ma anche di una capacità di risoluzione del problema. Se
L'altro aspetto era una piccola sottolineatura, colgo, che faceva Fabiola Minoletti, è il valore simbolico. Ecco, il tema è passare dal valore simbolico invece all'iniziativa strutturata. Ok. Perché è questo il tema. È uno dei problemi che ci sono generalmente per i cittadini che vogliono assumersi una responsabilità e fare qualcosa, è esattamente... al di là di quello che ha sottolineato Fabiola Minoletti, e cioè anche di una collaborazione con alcuni enti istituzionali tipo AMSA, ma devono diventare più che un'occasione particolare, un'occasione strutturale. Potremmo dire che AMSA dovrebbe aprire uno sportello dove ci sono, noi a Milano abbiamo 4.000 vie, paradossalmente 4.000 occasioni, 4.000 persone, okay. 4.000 gruppi che dicono: benissimo, io voglio partire ad aprire il mio, a pulire il mio luogo, a renderlo decoroso, datemi una mano perché possa farla, perché questo qui è un compito della città. Allora il tema è esattamente quello di partire dalle iniziative belle, positive, e farle diventare in maniera farle diventare strutturate, cioè che la città, a partire dall'amministrazione comunale, se ne faccia carico in maniera tale che tutte le risorse che ci sono positive possano veramente dispiegarsi. Uno dei temi che magari potremmo anche approfondire è esattamente il coinvolgimento delle scuole. Noi abbiamo numerose scuole che sono esattamente vittima delle tag, okay. Che poi le facciano chi frequenta la scuola oppure no, questo è un altro tema. No. Ma allora chi cura queste scuole? Perché come normalmente si soleva dire, roba del comune, roba di nessuno. Roba della provincia, che, che è di tutti e cosa di nessuno. Invece potrebbero essere esattamente i responsabili, e in questo senso magari Fabiola ci dettaglierà qual è la modalità di promozione delle iniziative e anche come si fanno ad associare. Io lascerei a lei la parola, sì, proprio per entrare nel dettaglio, perché è a partire anche da qualche dettaglio che uno può, tra virgolette, qualche videospettatore ascoltare, Fabiola, poi, copiare. Stavo notando adesso delle foto che abbiamo visto, tanti giovani ho visto, cioè, allora, sì, non abbiamo anche dei video, non so non se non sì, sì, adesso probabilmente sì. Parleremo prima di video, diciamo, allora non è vero che i giovani non fanno niente, sporcano e basta. No, assolutamente, infatti io do sempre, diciamo, la preferenza ai cleaning con i giovani, proprio per due motivi. Prima di tutto, proprio perché è bello, secondo me, come segnale vedere dei giovani, e poi è proprio perché è dal giovane che occorre ripartire, no? Perché il giovane sarà domani, diciamo, il tutore delle nostre città. Ecco, quindi sì, diciamo che il problema delle scuole, giustamente come diceva Walter, è un problema molto molto importante, ed è proprio sicuramente dalle scuole uno dei punti da cui bisogna ripartire. Infatti noi in genere organizziamo nelle scuole anche delle giornate di educazione, cioè quindi di sensibilizzazione alla tematica del graffitismo vandalico, per far vedere ai giovani quali sono le conseguenze non solo sul decoro e la bellezza della nostra città, ma delle conseguenze che possono essere economiche, perché ci sono dei costi da affrontare per ripristinare i muri e gli altri manufatti, e anche a delle conseguenze ambientali, perché pochi sanno, ma anche per quando si va a ripulire, quando ATM ripulisce un suo convoglio, deve utilizzare dei prodotti che non sono a impatto ecologico zero, deve usare litri di acqua, che quindi noi sappiamo che l'acqua è un bene prezioso, quindi proprio per sensibilizzarli sulle conseguenze di questo agire. E poi proprio il bello è che con questi giovani che vengono sensibilizzati con delle lezioni a questa tematica, organizzare delle giornate proprio di pulizia su manufatti che sono manufatti, noi diamo sempre priorità a manufatti pubblici, perché così portiamo un messaggio che viene condiviso da tutti. E queste giornate... In questo caso è una scuola, cosa che stiamo vedendo? È una scuola, okay, sì, giusto. Sì, sì. Esatto, perché? Perché così loro stessi diventano parte attiva, cioè loro stessi capiscono che per pulire occorre un'organizzazione, occorre sprecare del tempo, dedicare del tempo alla nostra città e anche fare una vera e propria fatica fisica. Quindi è sicuramente un'azione anche educativa, oltre che porta comunque bellezza.
E poi stimola proprio nei cittadini la partecipazione, perché siamo anche in una città in cui tutti sono bravissimi nell'osservare, nell'analizzare, nel mettere in risalto tantissime tematiche, che è giusto. L'osservazione è sicuramente un ottimo punto di partenza, però poi spesso ci si ferma a questo step. Invece bisogna anche andare oltre. E andare oltre vuol dire proprio scendere attivamente sul territorio, con progettualità fattibili, perché non è che noi possiamo andare e tappare, per dire, le buche a Milano o raddrizzare i cartelli. Un progetto che sicuramente un cittadino può fare nel suo quartiere è quello di ripulire le scritte vandaliche, partendo dalla sua casa, partendo dalle case vicine. Si può fare, però la domanda è proprio questa, ti faccio una domanda molto tecnica, nel senso, si può fare, io posso prendere una tolla di vernice domani e uscire per strada? Allora, con l'autorizzazione. Ecco, allora, esatto. Come funziona? Allora, senza entrare dopo nel difficile domandare. Logicamente. E soprattutto, quanto è stato facile fare la prima volta? Cioè, ormai è semplice oppure vi è complicato gestire questa situazione? Allora, dipende logicamente, semplice o difficile dipende dal tipo di muro che è da ripulire. Allora, i monumenti noi cittadini non possiamo ripulirli perché sono logicamente vincolati dalla soprintendenza, quindi ci vuole un partner tecnico che un volontario cittadino, un'associazione non ha. Quindi invece per quanto riguarda diciamo i monumenti, cioè gli edifici privati o pubblici, occorre comunque l'autorizzazione, se è pubblica del comune o la provincia, o la regione, se invece è un privato del proprietario dell'immobile. Dopodiché, perché con un privato non mi dica no, mai. No, invece no, assolutamente. Di fare non è così, perché quando noi, ad esempio, abbiamo ripulito 3 anni fa via Eustachi, che avevamo uno sponsor, che quindi praticamente vuol dire che pagava i costi, perché come dicevo prima, pulire costa, ecco. E quindi noi abbiamo abbiamo avuto tipo 8 palazzi che non ci hanno dato l'autorizzazione. E le motivazioni sono che magari temono che poi dopo, magari uno dice, magari questi poi mi chiedono soldi dopo, quindi c'è anche un po' di diffidenza o di perplessità sulla bontà dell'uscita del terminale del lavoro, ecco. Beh, forse qua appunto, ecco, non essendoci avuto una rete che gestisce questa cosa, anche per il privato diventa complicato a volte capire poi, insomma, diciamo che di tuffe se ne sentono ogni 3x2, magari uno poi ha paura effettivamente. Esatto, quindi poi amministratori anche magari poco attenti, mi viene da dire, perché insomma comunque basta poi vedere la storia e quello che avete fatto, sono 10 anni che ormai andate avanti a pulire. Ma è proprio, questo qui è uno dei dati strutturali che mancano. Cioè, se la città, a partire, dicevamo, dall'amministrazione comunale, ha interesse ad avere una città decorosa e quindi ripulita, che cos'è che deve fare? Deve cercare di mettere in essere quelle azioni appunto strutturali e capillari in maniera tale che l'obiettivo enunciato venga anche raggiunto semplicemente. Se è chiaro che a partire dagli amministratori di condominio sono i primi a non sapere nulla di questo, e quindi siccome poi ci sono tantissimi che magari si vogliono infilare nelle varie pieghe di tutte le iniziative che ci sono, per raccattare soldi ognuno cerca di fare quello che può e utilizza in maniera impropria anche delle iniziative che sono completamente a titolo gratuito, è chiaro che le persone rimangono un pochettino in attesa. Allora, questa è l'iniziativa, la modalità che bisogna utilizzare, cioè quella di dare una diffusione capillare a queste possibilità di iniziativa, spiegando anche come sono strutturate. Uno degli aspetti, per esempio, secondo noi piuttosto interessanti, è che non è che c'è un'associazione che va a pulire tutti i muri di Milano, ma la responsabilità è quella di, uno, l'associazione aiuta, in particolare il Comitato Abruzzi Piccini, ma piuttosto che altri che collaborano insieme. Dopodiché chi abita nel territorio si fa carico di continuare a garantire la pulizia, perché questo è uno dei temi, altrimenti ci sono gli spettatori, quelli che lavorano e quelli che guardano, e non funziona così il meccanismo, una mano lava l'altra in questo caso. Sì, infatti è proprio importante entrare in rete, quindi se io vado anche a pulire, per dire, in zona Giambellino, però l'importante è avere una base territoriale di cittadini che abitano lì e che anche loro praticamente condividono l'evento per partecipare, giustamente, ma soprattutto poi per garantire un mantenimento, proprio per non vanificare lo sforzo
di volontari e diciamo anche l'impegno economico del costo delle vernici, ecco, quindi per dare continuità al progetto. A me quanti cleaning day siete arrivati? Hai fatto un conto? Io attualmente sono 87 cleaning. Ah, però insomma siamo belle. Sì. No, sono numeri interessanti. E mi da chiedere come sia possibile che le istituzioni, l'una o l'altra, AMSA o comune o chi, non trovi un modo per appunto regolarizzare questa cosa dal punto di vista proprio anche di fare degli sportelli, appunto delle informative dove uno possa andare e chiedere e dire ok, ma ci sono anche io, vorremmo stato, fare. Dunque, nel 2016 un'iniziativa Puliamo le scuole, lanciata dall'assessorato, cioè dal comune di Milano, dall'assessore Rozza all'epoca, che praticamente portò alla pulizia di oltre 60 scuole con la partecipazione, ci fu proprio un weekend dedicato alla scuola. E il comune praticamente cercò di coinvolgere le scuole, sì, gli studenti e i genitori, quindi ci furono queste giornate continuative e il comune forniva i materiali, perché logicamente il costo vivo sono le vernici, ecco. E poi appunto e tutto fu un po' coordinato dal comune. Quindi forse c'è anche da far capire questo, mi viene da pensare, cioè che voi non state rubando lavoro a nessuno e sopperendo in realtà a una, che forse anche AMSA dice no, perché se faccio vedere che io non faccio il mio lavoro, invece secondo me c'è da far capire questo, cioè non è quello il sistema, sì, anzi forse dovremmo quasi pensarlo come una specie di servizio civile, mi verrebbe da dire, no? Cioè facciamo in modo che i cittadini abbiano la possibilità anzi di fare queste iniziative, certo, il più possibile, per proprio creare un legame vero e proprio col territorio, cioè assolutamente, come dire, pulire il marciapiede, mi viene da dire, e poi buttare anche semplicemente la cicca della sigaretta spenta, forse poi ci ripenso una volta in più con la fatica che ho fatto su tutte quelle altre, no? Sì, infatti, sì, proprio un modo di rieducare il cittadino a rinnamorarsi della propria città. Quindi non è la denuncia di qualcuno che non fa il suo lavoro, no, cose, è solo un altro modo forse di vivere la città e di prendersene cura. Prendersene cura, certo, anche se AMSA attualmente lei non ha più un ruolo attivo in questo, cioè nel senso lei ha un ruolo come una struttura che pulisce però a pagamento, sì, proprio sì, come un'azienda, ecco. Quindi lei non è che ha l'obbligo di dare materiali, ecco, in questo senso. Walter, insomma, una storia veramente interessante quella comunque del comitato Abruzzi e di tutti i comitati, appunto, perché adesso insomma sono coordinati diceva quanti, 50? Siamo 49. 49, insomma, 49 comitati sono abbastanza o ci dovrebbero di più, Walter? O tu sogni un comitato ogni via? Com'è la tua visione di città? No, come diceva Fabiola prima, sì? Come nasce il comitato? Perché esiste un problema. Ok. Se dovessimo avere la proliferazione dei comitati, andando per analogia, avremmo un mucchio di problemi che peraltro esistono già. Infatti si dice sempre che un comitato nasce laddove c'è un fallimento delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Ok. No. Speriamo di no. Okay. Quindi da questo punto di vista non è l'approccio adeguato. Okay. Ugualmente invece noi fotografiamo in questa occasione una delle tante fotografie di cittadini all'opera. Mm-hmm. No? E cittadini organizzati e strutturati che hanno anche una capacità professionale significativa che mettono a disposizione della città. Ecco, il tema è che la città sia capace di accogliere e valorizzare e moltiplicare questo tipo di iniziativa. Ecco, quando parli di questo mi viene semplicemente i famosi architetti del gruppo quando erano venuti dell'associazione Tre Ponti, dentro i tunnel. No, che diceva, quattro tunnel, abbiamo avuto degli architetti tunnel che hanno fatto proposte e alla fine il comune ha anche accettato e ha fatto quello che insomma, quindi allora, può fare, no? Certamente, allora anche l'esperienza del comitato Abruzzi Piccinni ha la sottolineatura della categoria della possibilità, è possibile farlo. Poi Fabiola magari non è entrata in tutta una serie di aspetti burocratico-amministrativi che sicuramente non favoriscono questo tipo di iniziativa, ma che devono diventare questo tipo di possibilità. Oggi c'è alle 17 in via Bergognone a base un convegno un po' promosso dal CSV, un convegno sulla focalizzazione di chi fa delle cose per la città, aiuta la città. Ecco, allora questo qui è il tema, passare dalle sperimentazioni, dalle belle cose un po' nate tra virgolette per un'esigenza particolare, che diventino delle politiche che possono essere condivise da tutti, perché Milano ha tantissime risorse. Il problema è che non sono utilizzate e messe a sistema.
Per quello, tornando più all'aspetto, oggi non abbiamo sottolineato l'aspetto delle periferie. No, abbiamo fatto un ragionamento sulla dinamica delle città, poi è chiaro che le periferie da questo punto di vista sono un po' più penalizzate. In questo senso allora potrebbe essere interessante anche il ruolo dei municipi. I municipi, rispetto al decoro della città, rispetto all'animazione del territorio, rispetto alla valorizzazione dei soggetti che ci sono, sono i primi interlocutori amministrativi. Qual è l'interlocuzione che hanno? Perché altrimenti anche i municipi... Sentiamo se qualcosa è cambiato in questi anni, visto che... Anche i municipi diventano dalle zone che nessuno sapeva cos'erano, i municipi che continuano la gente a non sapere cosa sono, ma che però eleggiamo direttamente. È cambiato qualcosa? C'è un po' più di attenzione? C'è un po' più di dialogo diretto oppure si fa ancora fatica? Sinceramente, nella mia esperienza, io devo dire che io non ho mai avuto problemi di dialogo con i municipi. Proprio, non lo so. Perché voi siete municipio 2? 3, municipio 3. Però io ho collaborato dal municipio 1 al municipio 9, cioè con tutti. Perfetto. Perché logicamente con questo messaggio che è trasversale, noi arriviamo dal centro all'estrema periferia, ecco. E quindi devo dire che io personalmente, anche perché portiamo comunque avanti dei progetti comunque positivi, ecco. Poi noi in genere ci proponiamo poi ai municipi, noi abbiamo già dei nostri sponsor, quindi pagano le vernici, quindi forse è per questo che siamo anche ben accettati. Chiediamo il patrocinio. Gli unici che non chiedono soldi, quindi, uno va con un prodotto finito, devi solamente dirgli sì. Invece il problema è quello di innescare dei processi. Giusto. Uno arriva, bene, allora abbiamo pulito 87 strade, un po' di più in verità, con tutti i clinici che ci sono stati. Questo colgo giusto l'occasione per dire che allora al 18 di aprile saremo in via Graf, qui con gli studenti della scuola di Quarto Giaro di via Graf. È il terzo anno che facciamo un progetto di educazione utilizzando il sistema del graffitismo vandalico per parlare di legalità, perché siamo in scuole molto particolari e abbiamo fatto già 2 anni di attività di cleaning, cioè di pulizie delle scuole, utilizzando proprio insieme ai ragazzi dopo un percorso di lezioni. Quest'anno invece con i ragazzi delle terze medie usciremo sul territorio e cominceremo a ripulire l'area esterna alla scuola. Ci occuperemo delle targhe stradali, perché così sarà anche spunto per i ragazzi per capire chi sono le persone a cui queste targhe toponomastiche sono state dedicate e per capire perché sono messe nel loro quartiere e quindi per cercare anche di avvicinare i ragazzi al loro quartiere, a rispettarlo, essere proprio i primi loro a essere di buon esempio nel loro quartiere. E invece il 21 di aprile saremo in Città Studi, esattamente in via Colombo al 79, a pulire un grossissimo, sono tutte murate, presente Città Studi, ci sono tutti questi muri lunghissimi, arriveremo fino a via Mangiagalli, con 148 ragazzi, tutti studenti universitari di tutti gli atenei, quindi dalla Bocconi, Cattolica, Statale, Politecnico, che proprio loro, l'evento sarà finanziato dal Rotary, cioè le vernici, il costo delle vernici sarà affrontato dal Rotary Castello, e quindi puliremo insomma un po' il cuore di Città Studi, ecco. Quindi è bello che saranno tutti giovani. Quindi ricordiamo, 18 aprile Quarto Giaro, sì. 21 aprile? Sì, 21 aprile Città Studi. 21 aprile Città Studi, tutti giovani. Tutti giovani, studenti universitari, accettiamo anche i non giovani. Ma insomma, tutti quei giovani che magari uno si immagina invece essere quelli che vanno in giro a imbrattare, invece si segna che insomma c'è un'alternativa nel vivere la città. Cioè, sono giovani che amano la loro Bene, città. Siamo allora in chiusura, io davvero vi ringrazio tantissimo. Altri prossimi appuntamenti per Consulta Periferie Milano? Nel ciclo che c'è a scuole di periferie, quindi partecipazione o burocrazia, martedì 3 aprile alle ore 18 allo spazio Chiama Milano in via Laghetto 2 affronteremo il tema, proprio uno sviluppo di quello di cui stavamo parlando anche oggi, quello del museo a cielo aperto. E quindi per esempio a Quarto Giaro c'è stata un'iniziativa di street art piuttosto interessante che ha riqualificato una serie di muri, in particolare del parco di Villa Scheiber, che sono anche belli da vedere, come ci sono anche in altre parti della città. Ecco, queste iniziative, diciamo pure un pochettino sporadiche, legate all'iniziativa particolare, possono diventare anche una attenzione, uno sviluppo per tutta la città.
anche l'Ortica, valorizz- sappiamo che l'Ortica adesso c'è un grandissimo progetto. Ma l'Ortica su- ce ne sono anche proprio legato, legato ai murali, invece di un utilizzo propositivo e utile. I Diazzoletti alla Martesana, ma poi anche, come diceva Fabiola, che è uno dei temi che abbiamo toccato nelle precedenti occasioni, proprio quello di capire ma a chi è dedicata la mia via e perché. Ecco, perfetto. Questo per cui mettiamo a sistema queste iniziative, l'appuntamento interessanti, sono dove abbiamo scoperto storie interessanti, possiamo andare a vedere a chi è dedicata la nostra via effettivamente qui dove studi. Ci sono anche tutta una serie di monumenti che sono sostanzialmente sconosciuti, e per quello che in un'altra occasione, che è sabato 14 aprile alla biblioteca Rara di fronte a San Siro, metteremo a fuoco la Certosa di Garegnano, Garegnano e dintorni, che è uno dei monumenti più grossi dove tantissimi passano, perché passa finale dell'autostrada Viale Certosa, e però chi ci è andato dentro? Poca per gente. Esempio, ecco, allora si può andare dentro. Esempio. L'ho vista, bella. Anch'io. Devo dire che è davvero uno di quei gioielli della città che vanno scoperti. Bene, Walter, grazie mille allora di essere stato qui con noi oggi. Grazie mille, grazie, buon lavoro. E complimenti per l'operato che state facendo in tutta Milano, dobbiamo dire. Ormai vi siete allargati e siamo ben felici quando ci si allarga in questa maniera. Siamo ben contenti, davvero. Grazie mille tantissimo per averci seguito. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento per oggi pomeriggio alle ore 18 con le informazioni della sera di Milano All News. E con noi Milano, torno domani alle 12.30, sempre qui in diretta per raccontarvi altri protagonisti, altre facce della nostra bellissima città. Grazie mille, arrivederci, a presto!